questa è l'alba. Sorge il sole su ognuno di noi. Ogni video è una gran figata. Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, io sono Johnny degli ACT e benvenuti, bentornati ancora una volta sul nostro canale. Oggi siamo qui per il quinto appuntamento di Condemned Criminal Origin. Vi ricordo che in descrizione troverete 4 episodi precedenti nel caso ve li siete persi e un bel pollice in su per questo video. Nello scorso episodio dove siamo rimasti? Siamo rimasti qui giustamente e dovevamo cercare delle prove organiche che brillano di luce viola. Qui non c'è nulla, qui nemmeno. Ho la vita al massimo, che è l'unica nota positiva visto che sono morto 50 volte nello scorso episodio. Neanche qui. Qui neanche a pagarlo. Oh, finalmente! Prepara lo strumento. Dai, Rosa ci sta aspettando. Ecco, ce l'ho fatta. Premi fuoco. Fuoco. Dammi un secondo. Sì, Rosa, mi sei mancata. Una settimana che non ti sentivo. Non riesco a decifrare le impronte. Troppo sporche. Oi, che palle, non gli va mai bene nulla a questa. Prendi un campione di DNA dall'impronta. Come si fa? Oddio, non ho mai fatto sta cosa. Sbaglio. Va bene? Vai, Rosa, vediamo mo. Ecco, ci sono. E meno male. Sto ricavando il profilo DNA dal campione. Ci vorrà un po'. È qualcosa da fare? Ragazzi, sono chiuso le portelle, o sbaglio? Oh no, 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 c'è qualcuno. Oh cazzo, aiutatemi. Hai qualcosa da fare nel frattempo? Prendi per culo, oddio. Come cazzo sei entrata? Ah, si è aperta la porta qui, grazie. Siamo usciti e vediamo un po' dove ci porta questo magnifico gioco. Salve. Questa qua è morta da sola invece. What a? Dovrei aprire quest'armadietto. Ancora queste impronte. Ah, è una mappa. Vai, Rosa. Rompi la ventola e passa attraverso. Sba! Permesso. Fate i buoni. Trova la valvola e ferma il vapore. Aspetta che prendo l'ascia. No, ma lascia perdere. Proviamo la valvola. Ho scoperto che il DNA del campione di sudore nel treno corrisponde a quello del mozzicone. 99,8% di probabilità. È quel 2% che ci fotte, Rosa, mi raccomando. Non trovo molti nemici, il che è preoccupante. Non ci sono neanche... Sto dicendo, neanche gli zombie, lo giuro. Ecco, lo sapevo. A calci, a calci. What a? Ecco la valvola. Ce l'abbiamo fatta. Ok, ragazzi, abbiamo trovato la valvola. Ora dovremmo tornare di nuovo in quel luogo. Magari ti muovi a salire le scale, eh? Cioè, ragazzi, ho anche il taser. Io me ne ero praticamente dimenticato. Si usa con la Q. Cazzo vuoi, eh? No, oddio, non ho fermo, fermo, fermo. Eh sì, grazie. Magari muori. La valvola adesso dovrebbe essere chiusa. Dico dovrebbe perché non si sa mai. Sì, finalmente, chiusa. Cerco informazioni sul sospetto. Che palle. Ecco, l'ho vista, sa? E vieni. Eh sì, giro giro tondo. Ho già consumato la stamina, non ho per niente corso. Salve buon uomo, aspetta che a one shot. Ok, ciao. Allora scendiamo queste scale. Abbiamo perso ormai le tracce del sospetto. C'è ancora un altro uccello. Rocco sarebbe praticamente orgoglioso di me, eh? C'è un badile. Se me l'hanno lasciato là, penso che debba prenderlo per qualche altro scopo. Usa il badile, ma dai, sono un genio, punto. Ecco, ha preso fuoco. Un genio un cazzo. Aumenta la pressione del vapore per rompere il tubo. Gira la valvola grande. E dovrebbe essercene un'altra lì sopra. Sì, ah, ce n'era un'altra lì. Magari la giri, eh. Ok, dovrebbe spegnersi il fuoco, sbaglio. Ho una mazza e non ho paura di usarla. Anzi, ho due mazze. Cerca indizi nell'aria e basta. Un altro uccello. No, basta con questi indizi. Dove devo cercarli? Ah, wow, che indizio. Vai, Rosa. Cerchiamo altri indizi. Che palle. Prima non si vedeva quel cerchietto, no? Mi sembra giusto. Il cerchio è fatto con una penna, ma dai. È quello l'indizio importante. Prova con un piede di porco. Forse puoi trovarlo nel comporto degli attrezzi sotto il pavimento. Sotto il pavimento dove? Entra nel vagone numero 8. Allora, troviamo un piede di porco. Oddio, che è successo? Che sono tutti quegli attrezzi? Ragazzi, una testa. Ho trovato il piede di porco però. Ma prima devo indagare. Che palle! L'ho trovato, Rosa! Le particelle colore del polvere sono di un lieve tonalità rosa. Beh, usa il piede di porco. Ragazzi, stiamo entrando nel vagone. Io direi di stoppare qui il video. Anzi, cerchiamo per l'ultima volta altri indizi. Ecco, di nuovo. Le tracce brillano di luce verde. Sì, valle a trovare, mo. Lo so già. Finirà come l'episodio scorso. Ci proverò 60 volte e non troverò nulla. Ok, ragazzi, ho trovato l'indizio. Ed è una scarpa su un sedile. Non si sta in piedi sui sedili. Inserisco i dati in un modello tridimensionale. Grande e grosso. Rosa, sto facendo uscire questo video in fascia protetta, eh. Apri il controsoffitto. Va bene, ragazzi, direi che il controsoffitto può aspettare. Per il quinto episodio di Condemned Criminal Origin è tutto. Come sempre vi invitiamo a lasciare un like, un commento, iscrivetevi al nostro canale YouTube se ancora non l'avete fatto. In descrizione troverete la nostra community Google e la nostra pagina Facebook se volete seguirci anche da lì e avere tutte le informazioni sulle uscite dei nostri video. Da Johnny degli AGD è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. All'appello siate presenti, vi invito a stare attenti.
assai divertente.